Buongiorno, scusate se poi ieri sera non sono riuscito a salutarvi come avrei voluto, ma è arrivato poi Luigi, il mio coinquilino, il mio compagno di stanza, e quindi l'ho accompagnato su, gli ho fatto vedere la stanza e niente, poi alla fine ero anche stanco, ho preparato lo zaino per oggi e poi sono andato a dormire. E oggi un altro giorno, sono svegliato da poco, adesso mi faccio un giretto qui a Cava, che finalmente c'è un po' di silenzio. Ieri notte per dormire ho fatto un po' fatica perché c'era un po' di movida sotto, e oggi andiamo da Cava, prendiamo il pulmino alle 8:30 che ci porta a Corpo di Cava, e poi da Corpo di Cava andiamo all'Abbadia della Santissima Trinità e poi il sentiero che dovrebbero essere 800 metri ci porta fino al santuario. Temperatura perfetta, benissimo, magliettina, non c'è bisogno neanche della felpa, e poi magari trovo un baretto dove far colazione che c'è un po' di fame. Sono le 7:30. Tutto va bene. Laggiù c'è un bar dove fare colazione. Oh, siamo qua alla fermata del pullman. Aspettiamo il pullman che ci porta a Corpo di Cava all'abbazia. E poi iniziamo a camminare. Finalmente. E niente, siamo qua sul bus. Hai visto che bel giro, che ha fatto? Forse tra un po' partiamo a camminare. Sono quasi le 9, abbiamo incontrato la nostra guida, Luigi, e adesso ci approfondiamo al sentiero. Fa molto caldo. Santissima Trinità, e la guida Luigi ci spiegherà. Abbazia benedettina della Santissima Trinità. Vi mostro solo la chiesa, sì. La parte visitabile poi la vediamo dal sentiero, la vediamo, ci vuole più di un'ora per visitarlo, perciò non ve l'ho proposto perché sennò partiremmo troppo tardi. Guardali qua, già arrivati. Bene, allora sono le 9:30, questa è la nostra guida Luigi. La migliore del mondo. Meno male, e ci condurrà nei sentieri giusti. 9:30 e siamo pronti a partire. Allora, benvenuti sui Monti Lattari. Questa è la porta dei Monti Lattari, Cava dei Tirreni è la porta dei Monti Lattari. Questo è il primo metro del sentiero. Alta via dei Monti Lattari. Cominciamo. Sentiero abbastanza tranquillo per adesso,
leggera salita, bellissimo nel bosco, tutto in ombra, si sente il ruscello. E la guida ci ha detto che questo è un percorso religioso, infatti è legato alla storia dell'abbazia. E infatti durante la salita incontriamo ogni tanto dei pannelli con le foto delle persone mancate che i parenti portano qui a memoria in questo posto proprio incantato. Capodacqua, fatta sosta capodacqua, proseguiamo. Adesso siamo a Cappella Vecchia, la guida dice che siamo a metà per il santuario. Se ci fate caso, Punta Licosa, là siamo nel Cilento. Si intravede giusto giusto la punta meridionale del Golfo di Salerno. Ah, eccola là, sì sì. La chiusura a nord del Golfo invece è Punta Campanella, che voi mi sembra che raggiungete il quarto giorno. Chi vuole? Chi vuole. Là in fondo non è un lago, sono delle serre. Quella è la pianura, la piana di Pestum. Sarebbe il nostro orto, è l'orto della provincia di Salerno. Ecco, hai capito cos'è? Tutti i prodotti ortofrutticoli della nostra zona provengono da lì, quelli di qualità diciamo, tipo ci stanno pure una parte che viene dalla terra dei fuochi, è meno di qualità. E là siamo nella zona di Battipaglia dove si produce la famosissima mozzarella di bufala. E adesso noi dobbiamo andare lassù. Monte dell'Avvocata, dice la guida un'ora e mezza, e dietro il monte il santuario, e dietro al santuario vediamo Maiori laggiù, quindi là dietro Golfo di Salerno a ripartuma. E adesso fa proprio caldo, un bel sole bello cocente in mezzo alla macchia mediterranea, e sente anche un po' l'aria che arriva dalle piante, l'aria calda. Una bella giornatina, mi sono riempito di crema solare, cappellino, ho mangiato mezza barretta e adesso riprendiamo la salita. E dopo un'altra pausa ricominciamo la salita verso la vetta. Questa è la Madonna. Questa è la Madonna del santuario. Sosta alla acqua fredda, fontana acqua fredda. Adesso 20 minuti e... dovrebbe essere al bivio, credo. Allora come va? E poi vediamo chi va su e chi va giù. Allora, praticamente quando si arriva qua, a questo bivio, noi andiamo dritti per il santuario. Invece se si prende questo sentierino qua, che è segnalato solo qui, ma Luigi la guida ha detto che poi per 15 km non ci sono più segnali. E questo è la continuazione del sentiero 300 che è... va fino a Punta Campanella che finisce e fa parte del sentiero Italia, che è il sentiero del CAI che si fa tutto il Giro d'Italia. Però noi non faremo quello, vero Giovanni? No, non lo facciamo. Di qua, facciamo la media alta via. Sì, noi ci facciamo quella più comoda, tra virgolette, e sbucchiamo poi dopo a Maiori. Ma queste cosa sono, ex voto, ex... Te l'ho detto, hanno preso questa abitudine di mettere le foto dei morti, ma nessuno è morto in montagna.
solo due tombe che abbiamo trovato per strada, sono persone morte in montagna. Se si vuole andare prima in vetta, andiamo a sinistra e saliamo sulla vetta. Si prende in giro dall'altro lato e si arriva al santuario. Scende al santuario, perché il santuario è giù, a 100 metri di dislivello da qui. Ok, stiamo salendo in vetta, il Monte dell'Avvocato. Da lì vedremo il panorama. Eccolo là, siamo diretti lì a il santuario. Ma io ripeto col porticciolo. Tra un po' ci arriviamo. Allora in quel punto là io farò il bagno, Anch'io. In quella punta là dove c'è l'insenatura lì farò il bagno. Madonna. Costiera. Non so se si vede bene, c'è un po' di foschia, ma si vede, dai. Proseguiamo. Eccoci qua. La Madonnina. Altra Madonnina. E noi eravamo laggiù prima. Cava dei Tirreni. Salerno. Il sentiero degli dei passa lì sotto. Monte Molare quello a destra, il Monte Catino quello in mezzo e l'altro, non lo ricordo. Santuario della Madonna Avvocata. Ave Maria. Ho davanti la chiesa, se no ci possiamo mettere nella stanzetta qua, nel rifugio. Siamo dentro il rifugio, questa è la porta della stanza del pellegrino che abita qua, poi vi racconto la sua storia. Mi danno un po' la maglietta. Era un architetto di colore. Andiamo a mangiare adesso, poi dopo proseguiamo con i video. Adesso ci aspetta un bellissimo panino, carciofi e formaggio che ce l'ha fatto Luigi, la guida, succo di frutta, un po' d'acqua e poi riposo 20 minuti, poi scendiamo, bella discesa, 800 metri di dislivello, andiamo pian piano. Ah, ma ci buttiamo qua nell'ombra, per terra, mangiamo qua. Pomodoro, no, cos'è? Formaggio e carciofi. Pranzato più che bene, mega panino. Adesso con la pancia piena pian piano scendiamo, abbiamo 850 metri di dislivello circa da fare in discesa, bella ripida, in un paio d'ore a Maiori. Livello 200 metri tutti. Tanto abbiamo perso Nando. E qui purtroppo Luigi ci aveva avvisato, questo è un bosco, una parte del bosco tutta tagliata. Stiamo scendendo abbastanza rapidamente. Bella, eh? E ne abbiamo fatte di discesa. I limoni, le limonete, ma le limonate. C'ho un sonno, una stanchezza, un caldo, non vedo l'ora di fare il bagno. Una bottiglia di prosecco adesso la bevo tutta, la sì. Sete che ho, e che dopo sto qua. Goditi il momento. Ragazzi, sono stramorto.
tanto non viene nessuno a prenderti. Posso solo scendere. Nessuno viene in salita a soccorrermi. Sono cotto dal sole, dalla stanchezza, dalla digestione di quel paninazzo che ho mangiato. Mancheranno 30 minuti buoni a Maiori e niente, adesso c'è una enorme scalinata da percorrere. La percorriamo, pian piano la percorriamo. File e file di limoni, anzi qui non si chiamano limoni, in Costiera Amalfitana il limone si chiama sfusato perché ha una forma di fuso, affuso, affusolata. La discesa avremmo fatto 1000 gradini, un piacere per le mie ginocchia. Prima al santuario vi ho detto che c'era la stanza del pellegrino, vi avrei raccontato la sua storia. Praticamente Luigi, la nostra guida, ci ha spiegato che un giorno è arrivato un signore dalla Calabria a visitare queste zone, a visitare la costiera, è salito al santuario e si è innamorato di quel posto lì e ha deciso che non ha più voluto tornare a casa, indietro, e quindi è rimasto lì e è diventato un vero e proprio pellegrino. Ormai anni che vive lì, adesso c'è la sua stanzetta che è quella porta che abbiamo visto prima, e vive, fa i lavoretti, pulisce il bosco, vive un po' di carità, un po' del cibo che gli procurano le persone. Ha trovato la vocazione, ecco, almeno questa è la storia che ho compreso io, ed è molto bella, devo dire. Un posto magnifico lassù, stupendo, una pace incredibile. E un'altra cosa che mi sono dimenticato di farvi vedere durante la salita al santuario, prima per terra verso la punta, verso quasi la fine della salita, c'era un composto sabbioso e praticamente sono le fuliggini, le polveri di pietra pomice del Vesuvio di quando è esploso nel 79 d.C. Quando ha distrutto Pompei, Ercolano. E le sue ceneri sono arrivate fino al Monte dell'Avvocata e si possono ancora trovare lì. È una sabbia molto morbida, no? Pomice. E poi il Vesuvio ha fatto un'altra fumata, diciamo, mi sembra che si dica effusiva, quindi non esplosiva, ma boom, ha fatto uscire un po' di fumo. E nel 44, nel 1944, quasi al fine della Seconda Guerra Mondiale, ha fatto questo sbuffo e da allora non ha più parlato, diciamo, però sonnecchia. Non c'ho la Steadicam, si muove un po'. Ciao! Grande! Grande squadra! Mi è piaciuta la passeggiata, abbastanza diretta. Dici come ti senti, Franco? Franco, da maledetto, alle spalle me l'ha detto di tutti i colori. Vabbè, comunque siamo arrivati a Maiori, siamo sul lungomare adesso. Io penso di essere abbastanza abbronzato. Siete il sole laggiù, quindi mi vedete meglio così. Un bellissimo lungomare, vorrei andarmi a fare il bagno subito, però prima andiamo a vedere dove è la nostra sistemazione, al convento francescano. Io butterò tutta la mia roba in stanza e poi voglio andare a fare un bagno e una birra subito. Oh.
Andiamo a fare un tuffo al mare, va? Dai. Tuffettino. Boh, mi sono fatto un bagno nel mare stupendo. L'acqua era fresca e in un attimo ho eliminato tutte le tensioni, tutta la stanchezza. Bellissimo, è stato veramente stupendo. Poi ho fatto una doccia veloce, ho lavato i panni, speriamo che asciughino, li ho messi in un punto in cui c'è una specie di riscaldatore che spara dell'aria calda. E adesso sono le 7.20. Alle 8 abbiamo appuntamento in pizzeria, adesso mi rilasso un po', mi guardo le foto e i video che ho fatto. Bene, quella è la luna piena, lo so che non rende tanto dal video. Allora, abbiamo fatto la cena tutti insieme in pizzeria, è stato molto bello, tutto molto buono. Adesso sono un po' stanco, sono le ore 10:30, mi sa di sì. Sì, sono le 10:30, quindi direi che andiamo a dormire. Grazie mille della compagnia di oggi e ci vediamo domani per una nuova camminata. Buonanotte, ciao.